sotto Piazza San Lorenzo, attraverso gli studi geofisici e l'interpretazione archeologica che stiamo conducendo adesso avanti, possiamo dire che si nascondono delle tombe, delle bare metalliche, dei cunicoli, delle cripte e anche delle strutture murarie, diciamo, archeologiche. Da preciso, per esempio, queste strutture non sappiamo da che epoca sono perché bisogna fare un escavo. Questo è Piazza San Lorenzo, qui c'è il Duomo con il Sagrato e questa è la scala del Palazzo Papale con la loggia. E nella piazza abbiamo iniziato a condurre alcune delle ricerche geofisiche non invasive e non distruttive, in maniera che con le macchinari che usiamo possiamo vedere il sottosuolo. Per esempio, questa è una mappa di tomografia elettrica dove abbiamo segnalato alcune delle linee che stiamo prendendo informazione. Ci abbiamo i risultati. Per esempio, questo corrisponderebbe con la prima linea, quella più vicina al gradino, al sagrario della chiesa. Queste due, quelle che sono al centro della piazza, e questa quella più lontana. Su queste, per esempio, su questo disegno troviamo delle anomalie, come direbbero i geofisici, ma sono molto interessanti queste due anomalie, e soprattutto questa qua che c'è una forma molto regolare, potrebbe essere anche una cimentazione di un muro, potrebbe essere romana anche etrusca, anche per il livello anche se trova le profondità. Queste sono invece altre, diciamo, modalità del lavorato del computer, del programma di geofisica, che ci danno attraverso una scala diversa delle immagini confrontabili. Per esempio, queste quattro corrispondono sempre alla prima linea, quella più vicina al sagrato della chiesa, ma con elaborato di scala grafica diversa. Anche cambiando la scala dei colori troviamo sempre queste anomalie che noi pensiamo a livello archeologico che potrebbero essere strutture murarie. È molto interessante perché se prendiamo solo i primi elaborati della linea 1, quella più vicina al sagrato della chiesa, e della linea 2, quella 3, più vicina al centro della piazza, troviamo non solo le strutture quadrangolari molto regolari che potrebbero corrispondere a strutture murarie, sino anche le altre anomalie che in generale più sicuro che siano cunicoli. Infatti questo è lavorato molto interessante perché troviamo un cunicolo prima nella metà della piazza, sempre verso il sagrato della chiesa, che è misura, che in conformazione potrebbe essere un cunicolo o etrusco o anche medievale. Ma lo più interessante è che nello stesso tipo di lavorato sulla linea della metà della piazza troviamo nei due lavorati pure altre strutture molto, diciamo, significative che potrebbero corrispondere anche per misurazione e struttura a delle cripte. Vedendo che il cunicolo viene del Duomo verso la cripta in questa, diciamo, forma, per dire, questo sarebbe la cripta e questo il cunicolo, sicuramente si tratta di una cripta d'epoca medievale. Un'altra metodologia geofisica si chiama MES-61, è un metal detector che può arrivare anche a 4 metri. Qui, questo spazio qua, corrisponderebbe al sagrato della chiesa e qua ci sarebbe la scala del Palazzo Papale. E lo interessante è che proprio al centro, dove noi troviamo la cripta, troviamo anche due strutture molto particolari. Vi dico, questo per esempio sono sicuramente sottoservizi, ma invece queste strutture qua che troviamo in mezzo possono essere anche sotto 4 metri, che più o meno arriviamo alla profondità del cunicolo prima e la cripta prima che abbiamo parlato. Lo più interessante è che tanto questa struttura qua come queste altre due più scure hanno dimensione più o meno dai quasi 2 metri e poi una quarantina, cinquantina centimetri, e allora sono molto simili alle bare metalliche che si usavano in epoca romana e anche in epoca medievale. L'ipotesi archeologica che buttiamo giù è che potrebbero essere due bare contenente dentro della cripta la quale c'è il cunicolo d'accesso dal Duomo. Quello che sì che sappiamo è che quando la piazza è stata vassata negli anni 30 abbiamo saputo che hanno trovato in queste aree di qua parecchie tombe.